Guardate qui che meraviglia, abbiamo il torrente Ansiei che arriva direttamente dalla diga di Auronzo di Cadore e che scorre in questa valle particolarmente bella da visitare. Le sue acque sono eccellenti, limpide e sono caratterizzate da un colore che va dal verde all'azzurro con delle piccole tonalità anche di arancione, anche se possono non sembrare così evidenti. Guardate come scorre il torrente in questa zona veramente ricca di colori. Siamo verso la fine del mese di aprile, c'è ancora la neve in alto, però potete vedere qui siamo a circa 800 metri sul livello del mare. Guardate la vegetazione come sta iniziando a diventare rigogliosa. Ciao a tutti cari amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea e nel mio canale YouTube Andrea Costa Gallery tratto di fotografia e di trekking nelle Dolomiti. Qualche volta spazio anche su argomenti che riguardano l'arte e i mestieri nelle Dolomiti della provincia di Belluno. Oggi vi porto in un posto particolarmente suggestivo, guardate. Qui abbiamo il torrente Ansiei con i suoi colori meravigliosi e con la mia macchina fotografica proverò ad effettuare qualche scatto di questo bellissimo torrente con le sue acque che sono particolarmente limpide e colorate. Acque tra l'altro popolate dai temoli e dai salmerini alpini nella parte più a nord del torrente e dalla trota fario. Seguitemi fino alla fine del video, se vi piacciono questi video, questi contenuti, mettete un like ed iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo avanti e vediamo se riesco a trovare qualche bello scorcio durante questa passeggiata che sarà poi particolarmente anche impervia, vedete? Io qui sono molto alto, c'è uno strapiombo, vedete? Spero si riesca a percepire. Lì c'è un ponte e in quella direzione c'è l'abitato di Auronzo. Guardate qua l'acqua, che colore incredibile che ci regala. Veramente un paesaggio mozzafiato, ma soprattutto l'intensità dei colori rappresentati dalla natura con queste foglie particolarmente rigogliose. Riusciamo veramente ad assaporare dei momenti unici all'interno di questo ambiente naturale decisamente suggestivo. Ora proverò ad addentrarmi nel bosco per vedere se riesco a trovare qualche scorcio fotografico di particolare interesse. Una cosa la devo dire, durante questo periodo ha piovuto molto, ha anche nevicato, quindi abbiamo l'acqua che è particolarmente presente sul torrente, anche in considerazione del fatto che la diga di Auronzo sta tracimando, per cui il livello del torrente è molto alto. Dovrò fare porre particolare attenzione mentre mi addentro in questo bosco e vediamo se riesco a trovare qualcosa di carino da fotografare. Guardate questi fiori, che meraviglia della natura. Ecco, diciamo che qua ogni metro che faccio riesco a scovare qualcosa di veramente interessante. Guardate che colore che hanno. Sono qui poi inseriti in un contesto veramente unico perché ora vi faccio vedere, abbiamo il torrente veramente a pochi metri. Però non mi dilungo oltre, ora mi metto qui, mi posiziono qui con la mia macchina fotografica e provo a fare uno scatto a questi fiorellini meravigliosi. Ed eccomi, ora ho tirato fuori la macchina fotografica, la mia fidata Nikon D750, che a mio modo di vedere è una macchina incredibile, riesce a regalarmi delle grandissime soddisfazioni. Ora mi piazzo qui, vediamo se riesco in qualche modo ad appoggiarmi. Con me ho il 50 mm 1.4 della Nikon, ottica straordinaria. Non è macro, però riesco comunque ad effettuare degli scatti interessanti. Questa veramente è un'ottica che più la uso e più mi piace. Vediamo un attimo di metterla nella sua migliore condizione di utilizzo. Sono costretto ad alzare un po' gli ISO perché sono a mano libera, per cui sono a 400 ISO,
provo a utilizzare un diaframma molto aperto a 1.4, cerco di curare la composizione al meglio e poi effettuo lo scatto e vediamo che cosa salta fuori. È chiaro che non posso avere l'effetto di un obiettivo macro, però comunque credo che il risultato finale sarà particolarmente interessante. Lì c'è un altro fiore molto carino, tra l'altro è più aperto, quindi mi dà la possibilità di riprenderlo meglio. Devo sempre cercare di non rovinare la flora presente mentre mi posiziono. Guardate che meraviglia, bellissimo. Anche qua un 1.4, otturatore a un 400 millesimo e ISO 400. Vediamo un po'. Ora mi sposto più a nord e vediamo se riesco a trovare qualcosa di carino che magari ricomprenda anche l'acqua di questo torrente meraviglioso. Seguitemi. Guardate che bella questa situazione. Ora provo a ritrarla e cercherò di isolare il soggetto cercando di racchiudere proprio tutto questo ambiente naturale mozzafiato. L'acqua è particolarmente, ha una grande forza, come potete vedere, sentite anche il rumore. E poi abbiamo tutto questo frame che viene corniciato da un punto di vista compositivo da queste rocce che sono spettacolari, caratterizzate da dei colori molto scuri e con delle striature oblique che vanno dal basso verso l'alto, dalla sinistra verso la destra. Comunque mi fermo e vediamo un attimo che cosa riesco a realizzare. Ed eccomi qua, ora mi posiziono su queste rocce. Devo fare un po' di attenzione perché chiaramente è tutto molto scivoloso e provo a vedere da questa posizione che scatto riesco ad effettuare. Allora è chiaro che il 50 mm è una focale che chiude abbastanza, per cui non essendo grandangolare devo avere una certa distanza dal soggetto per poter racchiudere in tutto il fotogramma quello che desidero inserire, ma non essendo grandangolare chiaramente ho un po' più di difficoltà. Vediamo, qui abbiamo una bella linea guida dettata da questo tronco che va verso in direzione del fiume, ma non posso non effettuare uno scatto anche a questo paradiso. Guardate, qui abbiamo una situazione veramente incredibile. Sono a 100 ISO. Ecco, durante questi scatti fotografici utilizzo la modalità esposimetrica spot per avere il massimo controllo della luce. Qua è veramente bello, eh? Questo è uno spot fotografico incredibile. Ora proverò ad effettuare uno scatto di questa porzione di territorio. Guardate che bello questo frame. Qui la corrente è veramente imponente e si sente addirittura il rumore dei sassi che si muovono sulla base del fiume. C'è proprio un rumore molto grave. Ora con la mia mitica macchina fotografica cercherò di restare il più vicino possibile al livello dell'acqua per provare a vedere se riesco a ritrarre tutta questa porzione di paesaggio. Non sarà facile perché, come dicevo prima, con il 50 mm chiudo molto la focale, però vediamo quello che riesco a fare. Devo stare attento perché chiaramente la posizione non è semplicissima. Allora, sono a 280 ISO, diaframma 6.3. Ecco, in questa fotografia qua ho effettuato la misurazione spot, cioè ho misurato la luce nella parte centrale del fiume, dove non c'è troppo bianco, ma dove il fiume non è neanche troppo scuro, in modo tale da riuscire a creare un'ambientazione luminosa il più omogenea possibile. Guardate che meraviglia.
Ora mi reco più a nord, più in direzione della diga, e vediamo se riesco a trovare un altro spot interessante per effettuare qualche scatto. Come vedete, durante il percorso può capitare di trovare dei cartelli tipo questi: zona di pesca regolamentata, zona no kill di tipo catch and release. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa porzione di fiume è consentita la pesca ma solo di tipo catch and release, per cui è vietato trattenere il pesce, lo si può catturare con la tecnica della pesca a mosca, ma lo si deve obbligatoriamente rilasciare, perché è una zona proprio tipica con questo tipo di tecnica. Una zona tra l'altro che parte dalla diga di Auronzo di Cadore e arriva fino all'abitato di Cimagogna. È una delle zone più belle del torrente Ansiei, perché il torrente in questa porzione di paesaggio è ricco di anse, di anfratti, di cascate, ha una portata dell'acqua molto generosa e tra l'altro ha un colore che è veramente... credo che le immagini possano descrivere appieno la bellezza di questo ambiente. La cosa interessante è che, facendo una semplice passeggiata in questo sottobosco, guardate, abbiamo la possibilità veramente di trovare delle piante meravigliose. Abbiamo larici, faggi, abeti, una pianta più bella dell'altra. Poi abbiamo anche questi piccoli arbusti che crescono con queste foglie meravigliose. Sembrano quasi lì, che mi chiedono di essere ritratte con uno scatto fotografico. Ma poi, girando la telecamera, abbiamo scorci tipo questi, che sono veramente unici. Certo, bisogna fare una certa attenzione, perché l'accesso al torrente non è così semplice, però con un po' di attenzione riusciamo veramente a spingerci nelle immediate vicinanze dell'acqua, tipo qui. Guardate, qui abbiamo il torrente che fa una curva naturale, di così scende in questa direzione. E anche questo può essere un interessante spot fotografico. Tiro fuori la macchina fotografica e faccio una fotografia anche di questo tratto di fiume, perché merita. Poi vedete come scorre sulla sinistra e va nella direzione di Cimagogna, per poi più avanti confluire nel lago del Centro Cadore. Tutto questo percorso è molto bello da effettuare a piedi, è tutto segnalato, non ci si può perdere, impossibile, ma soprattutto abbiamo dei rumori, dei suoni e dei profumi della natura che sono veramente sensazionali. Oggi è domenica mattina, sono circa le 10:30, la temperatura è mite, anche se chiaramente, essendo vicini al gretto del fiume, c'è una certa umidità. Guardate questo tronco, ora ve lo faccio vedere. Questo tronco che si è di fatto sradicato dal terreno, guardate, e nella parte dietro abbiamo la possibilità di ammirare le radici. Ora vi faccio vedere, guardate l'imponenza di questo albero che si è staccato dalla sua sede e si è accovacciato in direzione del torrente. Ora mi posiziono dall'altra parte del fiume, torno dove c'era il ponte e vado in destra orografica del torrente Ansiei. Anche lì ci sono scorci molto belli. Guardate questo canyon, che meraviglia. Qui abbiamo una confluenza sulla destra e il torrente principale. Ed ecco un cartello molto interessante realizzato dalla comunità montana Centro Cadore, che ci racconta un po' dove siamo. La traversata del Centro Cadore, percorso tra natura,
storia e paesaggio. Qua sulla sinistra potete vedere la cartina, abbiamo in cima il lago di Auronzo con la diga, il torrente Ansiei che arriva fino a Lozzo, da dove poi si apre timidamente il lago del Centro Cadore fino ad arrivare nel suo massimo invaso in direzione di Domegge e di Calalzo. Guardate, la traversata del Centro Cadore è costituita da un itinerario principale che si sviluppa a partire da Auronzo di Cadore fino a Caralte per Arolo di Carore e da una serie di percorsi brevi ad Anello. Ve lo consiglio, io l'ho fatto di fatto tutto a tratti, non in giornata. Ho fatto percorsi suddivisi in più uscite, ma vi assicuro che è veramente un percorso meraviglioso. Guardate che bella questa strada. È una silvopastorale, la ciclabile, che arriva fino ad Auronzo di Cadore. Io da qui, volendo, potrei arrivare a piedi proprio sulla diga del paese, che dopo vi farò vedere. La cosa bella è che si sentono solo gli uccellini. Sono praticamente da solo, non ho trovato nessuno durante questa passeggiata e devo dire che l'ambiente, l'atmosfera è veramente suggestiva. Guardate, questa è la strada che va in direzione di Auronzo e che adesso percorro fino ad un tratto per poi scendere nuovamente sulla destra e ricongiungermi con il torrente Ansiei, perché ci sono ancora degli scorci molto molto belli da fotografare. L'unica incognita che ho è che, tracimando la diga, il livello dell'acqua è molto alto, per cui è un po' più complesso entrare nei pressi dell'alveo per fare delle fotografie. Non so se ce la farò, ci provo, vediamo. Bellissima questa baita che si trova lungo il percorso, tutta rigorosamente realizzata in legno di abete. Guardate questo portone, guardate, molto bella, tra l'altro con i travi incrociati come si usa nelle abitazioni tipiche di montagna, e da qui si può accedere al fiume. Vedete? C'è un po' di dislivello, dobbiamo effettuare questa discesa che è abbastanza ripida, però questa ci porta al torrente Ansiei, da dove effettueremo qualche altro scatto. Io però continuo in questa direzione, nella direzione che mi suggerisce la ciclabile, per vedere se riesco a trovare un accesso un po' più semplice al fiume. Purtroppo questo è stato un periodo molto complesso e complicato per poter realizzare dei reportage come è mio solito effettuare. Il tempo è sempre stato brutto, ha anche nevicato. Pensate che nel mese di aprile siamo passati da giornate con 30 gradi a giornate dove nevicava, per cui era anche difficile riuscire a pianificare un'uscita fotografica, perché spesso mi trovavo nella condizione di dovervi rinunciare a causa delle condizioni meteorologiche e anche del freddo. Adesso guardate questo bosco, è fenomenale, e da qui, secondo me, eccolo lì, guardate, da lì riesco probabilmente ad entrare nel torrente. Prato bellissimo, guardate che colori, ma soprattutto sulla destra guardate questa opera d'arte, mi verrebbe da definirla. Abbiamo questo intreccio di cortecce, di radici di alberi che sono spezzati. Tra l'altro è stata ricreata una bellissima fontana e guardate su questa corteccia quanti funghi si sono attaccati. È proprio il miracolo della natura. Come dicevo in un altro video che trovate sul canale, la bellezza di questi regali che la natura ci offre sono veramente ricchi, ricchi di opportunità. Guardate, c'è un qualcosa che non è più, tra virgolette, in vita, ma che dà vita ad altri esseri viventi, che sono i funghi. Veramente bello. Tra l'altro funghi di mille tipi, perché se guardate, questo è un tipo di fungo, ma su questa corteccia ne troviamo altri di due differenti
tipologie sulla stessa corteccia. Ora continuo, vediamo un po' dove arrivo. Qua dovremmo riuscire a raggiungere il fiume. Vediamo se è vero, seguitemi. È una quasi una live, vediamo se riesco ad entrare. Non so se dal video si riesce a percepire, ma vi posso assicurare che è abbastanza ripido questo accesso. Dobbiamo anche superare degli arbusti e porre particolare attenzione a non scivolare. Eccoci, ce l'ho quasi fatta. Bene. E guardate dove si arriva. Qui abbiamo un altro scorcio molto carino sul torrente Ansiei che si apre in direzione del centro Cadore, mentre sulla sinistra abbiamo un'altra veduta. Guardate il colore dell'acqua, è qualcosa di mozzafiato. Ora provo a scendere. Il colore dell'acqua è un qualcosa di unico. Guardate, abbiamo delle tonalità che vanno dal blu più scuro al trasparente, colore grigiognolo, molto molto leggero, molto tenue. L'acqua è limpida nonostante la condizione meteo non aiuti, perfetta per la pesca. Ma guardate anche qui che bella questa porzione di paesaggio. Abbiamo un prato molto molto bello con questa stradina silvopastorale che va in direzione di Auronzo di Cadore e questa porzione di paesaggio che è particolarmente suggestiva perché abbiamo tutti questi arbusti che sono molto belli e che sono perfetti quale scenario per effettuare degli scatti fotografici. Ora mi fermo e provo a vedere se riesco a ritrarre quella porzione di paesaggio con la mia fotocamera. Altra cosa, qua ci sono dei fiori che sono meravigliosi, adesso ve li faccio vedere. Sono appena sbocciati, sono in fiore e sono qualcosa di unico. Vediamo un po' cosa riesco a fare, sono fiducioso. E ora provo a vedere se riesco ad immortalare questa meraviglia della natura. Bellissimo fiore. Peccato che non ho con me l'obiettivo macro, ma tant'è, faccio con quello che ho. Dovrei riuscire lo stesso ad effettuare qualche scatto. Vediamo un attimo. Bello. Adesso lo blocco lì. In questi casi preferisco usare la messa a fuoco manuale, che così ho pieno controllo della scena e decido esattamente che cosa inquadrare e che cosa enfatizzare. Sono veramente belli. Qua c'è addirittura un piccolo insetto che si appoggia sopra e che si sta ragionevolmente cibando del nettare. Bello. Ora provo a vedere se riesco a ritrarlo, anche se purtroppo non ho un fuoco molto ravvicinato con questo obiettivo. Vediamo. Ora, da un certo punto di vista, non vedo l'ora che arrivi la primavera, quella vera, che tra l'altro qua da noi quasi non esiste perché si passa dall'inverno all'estate. Ormai è da un po' di anni che funziona così. Perché? Perché ho voglia di andare a fare delle escursioni in alta montagna. Escursioni che però in questo preciso momento mi sono negate, proibite, dalla presenza ancora cospicua di neve, per cui non vado a rischiare, non vorrei fare degli esperimenti poco fruttuosi. Ecco che mi cerco di cimentare in trekking più semplici, alla portata di tutti, più a bassa quota. Come dicevo prima, qua siamo intorno agli 800-900 metri di dislivello, quota che mi consente di effettuare lo stesso delle belle passeggiate, ma di non trovare durante il percorso né il ghiaccio né la neve. Ora torno davanti a quest'opera d'arte e provo ad effettuare qualche scatto e colgo l'occasione per salutare e ringraziare l'amico Mauro Barbacci. Vi invito caldamente
ad andare a visitare il suo canale YouTube perché è spettacolare. È una persona fantastica che ci racconta il bello del vivere il proprio territorio e ce lo racconta con una narrativa e una profondità che per me sono impareggiabili. Ciao Mauro, se vedi questo video ti ringrazio e ti saluto. I tuoi video sono grande fonte di ispirazione per il sottoscritto, li guardo molto volentieri e invito tutti gli amici che mi seguono, gli iscritti al mio canale e tutte le persone che potranno vedere questo video di andare a visitare il canale di Mauro Barbacci, che tra l'altro vive in una zona fantastica, ma non vi voglio svelare altro, è giusto che lo scopriate da soli. Mi qui, ora provo a posizionarmi in un punto dove ragionevolmente posso riuscire ad effettuare uno scatto. Allora, qui abbiamo un movimento molto interessante di questa corteccia che è tra l'altro popolata in modo incredibile da questo muschio molto soffice, molto umido, che si appoggia e che la protegge quasi. Guardate, è veramente soffice, bellissimo questo muschio. Adesso provo ad effettuare una fotografia che vada un po' ad isolare una piccola porzione di questo muschio, rendendo la parte precedente e la parte successiva sfocata, per cui utilizzo un diaframma ragionevolmente aperto, la messa a fuoco rigorosamente manuale, vediamo un attimo, con un F4, perché non voglio che ci sia uno stacco troppo brusco. La sfocatura voglio che sia omogenea, non troppo decisa. Se utilizzo un diaframma eccessivamente aperto rischio di avere a fuoco veramente una porzione minima del fotogramma e poi avere quello stacco di piani eccessivo che non sempre conferisce all'immagine quello che l'immagine in realtà potrebbe regalare all'osservatore. Guardate anche questo funghetto, che meraviglia. Ora provo a ritrarlo. Aggiusto il fuoco, anche qui sono F4, cerco di curare la composizione e scatto. Con questo scatto ho la parte sinistra della fotografia fuori fuoco con un bel bouquet cremoso e la parte destra col soggetto principale in primo piano perfettamente a fuoco. Bella questa situazione. Scrivetemi nei commenti quello che vi sembra, datemi qualche consiglio. Qua sotto c'è una bella community che sta crescendo. Se abbiamo la possibilità di crescere vicendevolmente è una cosa che gradisco molto. Se vi piacciono le foto, se non vi piacciono, non c'è problema, non mi offendo. Quello che mi interessa è sempre riuscire a passare un paio d'ore di serenità pura con la mia macchina fotografica, che mi dà tantissime soddisfazioni, e poi stampare le foto, perché quando arrivo a casa, magari non nella stessa giornata ma quando ho un po' più di tempo, riuscire ad effettuare il montaggio del video e con le foto più belle, quelle che mi danno più soddisfazione, le stampo con una carta fine art con la mia stampante. Ho tutto il percorso casalingo, per cui faccio tutto da me in modo tale da avere il pieno controllo di tutto l'iter fotografico, motivo per il quale ho con il tempo apprezzato e approfondito sempre di più ad esempio la modalità esposimetrica spot, perché è quella che riesce a darmi maggiori soddisfazioni nella gestione della luce. Nella fotografia ho imparato che devo riuscire a previsualizzare lo scatto, per cui nel momento in cui stampo la foto è già tardi. Devo riuscire ad immaginare la foto stampata ancora prima di scattare la fotografia, e facendo così, con tanto studio e tanta pratica, poi troverò nella stampa quello che avevo voluto realizzare già in fase di scatto. Ma è un argomento particolare che cercherò di snocciolare nei prossimi video, raccontandovi un po' quello che per me è il modo di vivere e di intendere la fotografia. Ma andiamo avanti, perché vi faccio vedere ancora un bel tratto di fiume, molto bello, e poi rincaso. Ma guardate
Ragazzi e ragazze, guardate che cosa ho trovato. Qui c'è del velluto puro, un muschio fenomenale, sul quale stanno crescendo quasi delle colonie differenti di fiori. Qui abbiamo dei fiori dai colori lilla meravigliosi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coppie di fiori. Sembrano quasi due sposi, bellissimo, sono proprio a coppia, eh? È incredibile. Qui abbiamo invece delle foglie che si sono adagiate, cadute dagli alberi sovrastanti, un altro tipo di pianta bellissima, di colore bianco, popolata da degli insetti, e poi un muschio che via via che ci avviciniamo cambia di intensità, di ricchezza tonale e di consistenza al tatto. Qui è molto più morbido, qui è molto più consistente. Ora provo ad effettuare una foto a questa colonia di fiori, a queste coppie, come le ho definite prima, perché sono spettacolari. È incredibile come basta a volte osservare il paesaggio che ci ritroviamo davanti per scoprire delle meraviglie. Incredibile. Adesso io vediamo un po', prendo una zona un po' più scura in modo tale da enfatizzare il colore della fotografia. Guardate qui, abbiamo delle foglie che sono meravigliose. Ho quasi imbarazzo a toccare questo ecosistema perché non vorrei rovinarlo. Adesso non so cosa riuscirò ad effettuare a mano libera, perché sono vicinissimo, e più sono vicino al punto di fuoco e più chiaramente la minimissima variazione, si parla di micromillimetri, mi rischia di far andare fuori fuoco la fotografia che sto realizzando. Anche questo qua è un fiore meraviglioso. Vediamo un po', vediamo di focheggiare a mano, rigorosamente a mano. Mi allontano un po', se no non riesco a dargli la giusta croccantezza, compongo e scatto. Stessa cosa qua, mi posiziono, che meraviglia. Qua è difficile scegliere perché ce n'è uno più bello dell'altro. Scatto, favoloso. Credetemi, ogni 2 metri si scopre il mondo. Beh, che dire, cari amici del canale, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono questi contenuti, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale, è gratuita, basta cliccare su iscriviti e mettete un like al video, che così YouTube premia un po' anche i miei contenuti. Gite, escursioni, trekking in montagna nelle Dolomiti bellunesi, Dolomiti Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Abbiamo dei paesi che sono meravigliosi, delle montagne fantastiche, mozzafiato. Non sarà sicuramente il mio contributo necessario a raccontarvi quelle che sono le Dolomiti. Nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio. Non sono un fotografo professionista e neanche un videomaker di professione, per cui lo faccio per pura passione e divertimento. Nel mio sito andreacostagallery.com trovate tutte le descrizioni più approfondite delle gite che effettuo. Tutti i trekking realizzati sono corredati da un book fotografico completo in alta definizione, per cui le fotografie che troverete sul video le potete trovare anche nel sito andreacostagallery.com. Seguitemi anche sabato prossimo in un prossimo video, non so ancora cosa porterò, ma sarà una sorpresa, vediamo. Restiamo sintonizzati, grazie a tutti e grazie per il vostro like.
ed ecco l'abitato di Auronzo in tutto il suo splendore, con le tre cime di Lavaredo sullo sfondo e il lago di Santa Caterina. Sono sopra la diga, come potete vedere. Ora mi reco nella parte centrale, che così vi faccio vedere da questo panorama, da questo spot fotografico incredibile, la valle dove mi trovavo pochi istanti fa e dove ho realizzato tutte le fotografie lungo il torrente Ansiei. Qui abbiamo il lago, questa è la diga e qui abbiamo, come vedete, abbiamo la diga che entra nel torrente Ansiei, nella parte quella più a sud, e la valle dove prima mi trovavo a realizzare le fotografie, eccola qui. Qui abbiamo il torrente Ansiei che dalla diga va in direzione di Cimagogna, e questa è la zona dove mi trovavo prima, vedete? È un luogo fantastico, ricco di opportunità fotografiche, ittiche e paesaggistiche. Guardate il torrente come si apre in lontananza. Bellissimo. Vedete, quella è la parte con le acque più profonde, meno mosse, dove i colori regalano all'osservatore dei momenti di poesia pura. Che dire, cari amici del canale, guardate che meraviglia. Qui abbiamo Auronzo di Cadore con tutto il suo splendore. E proprio qui chiudiamo questo video. Oggi abbiamo visitato il torrente Ansiei nel tratto che si apre dalla diga di Auronzo di Cadore e che va in direzione di Cimagogna. Delle gole fantastiche, acque limpide, perfette, e dei paesaggi mozzafiato per i nostri amati scatti fotografici. Se questo video vi è piaciuto, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale YouTube Andrea Costa Gallery, e nel mio sito internet andreacostagallery.com potete trovare tutte le notizie, tutti gli approfondimenti, ma soprattutto le fotografie in alta risoluzione dei video e dei trekking che realizzo. Nel mio canale tratto di fotografia in montagna, trekking sulle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, nella fattispecie Auronzo di Cadore e Misurina. Ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per averlo visto fino a qui, vi saluto, alla prossima occasione. Ciao a tutti!